Amici cari, abbiamo percorso meno di 20 km dalla bella Val d'Obbiadene, siamo saliti a 1504 metri, abbiamo trovato la Malga Mariek. Fabio Curto. Buongiorno. Amico buongiorno. Caro, che posto meraviglioso, devo dire. Devo dire che siamo fortunati a essere a una ventina di minuti da Val d'Obbiadene, lasciarci le colline del Prosecco Superiore a valle, avere la possibilità di vedere dalle Dolomiti al mare, chiaramente non è da tutti, siamo fortunati. No, infatti, meno male che lo riconosci. Allora, Fabio Caro, la stagione della Malga comincia quando? La stagione della Malga inizia a fine maggio, inizio giugno, e si protrae fino a fine settembre. Quando poi scendete con le bestie? Quando poi scendiamo con gli animali, noi abbiamo i nostri animali, il nostro allevamento, le nostre 300 capi che alleviamo direttamente noi. E le porti su tutte in alpeggio? Vengono trasferite in alpeggio, d'estate hanno il loro periodo di pascolo, certo, estivo, certo. E il loro periodo di trasformazione di tutti i prodotti. Ecco, ho visto più razze, mi pare. Noi abbiamo principalmente razza bruna, abbiamo poi qualche frisona, ma diciamo così, la nostra storia è quella legata proprio alla razza bruna alpina, per cui molto adatta alla gestione del pascolo. Razza straordinaria, ma anche poi per la lavorazione del latte, perché il suo latte sappiamo che è una caseina particolarmente adatta per fare cose molto buone. Producete formaggi? Noi abbiamo i nostri animali, abbiamo le nostre vacche, fanno il latte e produciamo direttamente i nostri formaggi. Non solo, però, qualcuno mi ha detto anche carni e vini. Noi abbiamo un'azienda un po' composita, perché abbiamo 300 capi, produciamo tutta la trasformazione interna della parte casearia. Essendo a Val d'Obbiadene abbiamo anche la cantina, abbiamo una cinquantina di maiali per i salumi che produciamo internamente, consumiamo le carni dei nostri animali che anche i nostri clienti possono venire ad assaggiare. Ecco, perché tutto questo ben di Dio che Fabio ci ha appena elencato, chiaramente poi lo potete degustare qui in Malga, perché c'è un locale, c'è giustamente, posso definire un agriturismo? Un agriturismo. È vero? È un agriturismo. Cosa hanno preparato qua gli amici della cucina, i tuoi collaboratori, perché c'è un sacco di cose buone. Noi siamo proprio un vero e proprio agriturismo. Bene. Produciamo direttamente noi, trasformiamo direttamente e abbiamo la possibilità appunto di avere tutta la produzione. Alcuni piatti tipici proprio della zona, gli gnocchetti con la ricotta affumicata, i canederli al formaggio che produciamo noi col burro fuso, col nostro burro giallo di Malga. Lo schiz con la polenta e i funghi, che è il nostro piatto tipico. Lo schiz è un formaggio vostro? Lo schiz è un formaggio, viene prodotto e cotto in giornata, proprio fatto e cotto. E cotto subito. E cotto con un filo di panna, questo sentore un po' dolce, servito con la polenta e i funghi, è proprio il piatto della Malga. E poi le nostre carni, polenta brustolita con lo spezzatino al sugo. Brustolita, scusami, sì, certo. Con lo spezzatino al sugo delle nostre carni, una bella fetta di formaggio alla piastra e tutto in realtà comincia con un buonissimo aperitivo di Prosecco Superiore di ACG di Val d'Obbiadene, i nostri salumi, la soppressa, la pancetta, la coppa e i formaggi a latte crudo che produciamo noi. Quando arrivate sul territorio di Val d'Obbiadene, onore al vino, ci mancherebbe, ma non solo, perché ci sono tanti posti meravigliosi da visitare e tante cose buone da mangiare, e soprattutto vi dico un'altra cosa, tanti amici da incontrare. Amici ancora di più se apri la bottiglia e me ne offri un goccio, perché io sono insomma di quella categoria che devo sempre chiedere qualcosa.